Luglio 2016, foresta di Wafato, isola di Upolu, stato delle Samoa. Quattro ricercatori riescono ad osservare il Manumea, un uccello chiamato anche piccione dentato o diduncolo che abita le foreste delle isole samoane. È un uccello in pericolo critico di estinzione, un grosso piccione con colori sgargianti, però difficilissimo da osservare. È un uccello rarissimo a causa della caccia, del suo areale ristretto e del fatto che è sensibile anche a piccoli interventi umani. Oggi vediamo la storia di Gianluca Serra, che è stato uno dei ricercatori che è riuscito ad osservarlo, e anche di questo rarissimo uccello chiamato il piccolo dodo e che fa un verso che viene descritto come il muggito di una mucca nella nebbia. Ciao a tutti, sono Francesco Barberini e oggi parliamo del Manumea. Allora, la maggior parte delle informazioni che vi darò in questo video le ho prese in un articolo di Quaderni di Birdwatching dell'EBN. Tra l'altro in questo numero è presente anche un mio articolo in cui parlo dell'usignolo, ma un argomento di un prossimo video. Appunto, come dicevo, parlo di un articolo che ha scritto Gianluca Serra, che è questo naturalista, conservazionista e ricercatore impegnato con la BirdLife International e con la UCN su questo uccello molto particolare. Allora, tutto parte nel settembre del 2014, quando Gianluca Serra si reca, all'inizio un po' per passione, poi diventa un impegno lavorativo, sull'isola di Savai, alle Samoa, proprio per riuscire ad avvistare il Manumea. Allora, inizia subito a fare conoscenze con dei ricercatori, ma soprattutto con dei cacciatori che sono presenti nell'isola, perché ahimè i cacciatori sono anche coloro che conoscono meglio la natura dell'isola, e anche con un ragazzo di nome Fialelei che lavora presso il Ministero dell'Ambiente dello Stato delle Samoa. E subito emerge il fatto che è un uccello molto difficile da osservare, ma soprattutto ci sono delle difficoltà di identificazione. Sull'isola sono presenti altre due specie di piccioni, che sono il piccione metallico e il piccione imperiale del Pacifico. Ecco, il piccione metallico si confonde con il Manumea per via del suo aspetto. Il piccione imperiale del Pacifico invece si confonde per via del suo canto. Infatti il canto del Manumea è un simile al verso di un gufo, un canto anche piuttosto tetro, ed è molto difficile da distinguere dal canto del piccione imperiale del Pacifico, quindi questo è già di per sé molto complicato. E a parte questo è un uccello purtroppo rarissimo che adesso è in declino. Ecco, è un uccello molto particolare per i suoi colori sgargianti, ha un petto di colore blu metallico, un becco molto particolare, giallo-arancione, possente, è chiamato piccione dentato per via del fatto che nella parte inferiore del becco sono presenti due denti con cui schiaccia dei semi molto duri e resistenti. È un uccello piuttosto terricolo, passa il tempo sul suolo della foresta, ma appena sente l'arrivo dell'uomo scappa, vola nelle fronde degli alberi dove è difficilissimo da osservare. Arriva il 2016 e Serra realizza delle spedizioni per cercare il Manumea. Intanto sono in atto degli studi anche sulle popolazioni, sulle persone del luogo, per capire qual è anche l'interesse popolare di questa specie. Ecco, si riesce a capire il fatto che solo i più anziani sanno come è fatto il Manumea e riescono ad identificarlo maggiormente, anche perché i più anziani, quindi significa che nelle ultime decadi questa specie è stata più in declino, quindi la popolazione è calata di molto. Fortunatamente, ultimamente, ci sono stati dei progetti di sensibilizzazione per cercare di rendere consapevoli le persone del luogo del fatto che lì è presente una specie molto particolare e che bisogna proteggerla perché è a rischio di estinzione. Perché purtroppo, durante la caccia al piccione metallico, involontariamente viene sparato. Ecco, questi progetti di sensibilizzazione non hanno fatto altro che aumentare l'interesse popolare nell'avvistare questa specie. Addirittura sono stati fatti dei servizi su delle reti televisive neozelandesi che parlano di questi progetti di sensibilizzazione, quindi il Manumea piano piano stava diventando famoso. Di conseguenza venivano
veniva avvistato più spesso. Però è chiaro che non tutti gli avvistamenti sono certi, perché alcuni magari sono degli avvistamenti di piccioni metallici o piccioni imperiali del Pacifico, quindi non Manumea. Però si è creato un effetto che possiamo osservare spesso nella specie umana, come è avvenuto per esempio per il Bigfoot, no? È cresciuto l'interesse popolare nel Bigfoot e quindi sempre più persone hanno affermato di averlo visto. Oppure un altro esempio, seppur più piccolo, è avvenuto con la lince qua in Italia. C'è stata la credenza secondo la quale la lince era presente nell'Appennino italiano e quindi molte persone dicono di averla osservata. Ecco, in realtà non ci sono delle prove concrete, così come accade per il Manumea. Ma fortunatamente le persone, grazie a questi progetti di sensibilizzazione, hanno tenuto sempre di più gli occhi aperti e quindi degli avvistamenti veri, reali, sono stati fatti. Serra ha selezionato un gruppo di cacciatori, dei cacciatori più esperti delle isole, e gli ha sottoposto 104 registrazioni, registrazioni di canti o di piccione imperiale del Pacifico o di Manumea, per scoprire proprio quali erano le differenze fra i due canti. Ecco, purtroppo i risultati sono stati discordanti, proprio perché per l'orecchio umano è molto difficile riuscire a distinguere i due canti. Ultimamente è uscito un articolo scientifico su ResearchGate in cui vengono messe a punto le differenze fra i due canti. Però si vede che sono similissimi e per l'orecchio umano, senza avere uno spettrogramma che ti mette per iscritto il canto, riuscire a cogliere le differenze fra i due canti è quasi impossibile e questo rende il Manumea ancora più misterioso. Nel 2016, come dicevo prima, arrivano notizie di avvistamenti probabili. Per esempio, Serra si recò al Forest Café, un locale dove nel terrazzo un giorno, dopo averci passato già parecchio tempo, con la coda dell'occhio osservò un uccello che volando si infilò nella foresta. La descrizione è molto particolare. Ha le sembianze di un grosso piccione, ma ha un volo molto particolare perché è un volo più lento, più impacciato, più goffo, a differenza, al contrario di altri piccioni. Mentre che osserviamo i piccioni nelle nostre città, possiamo osservare che volano, sfrecciano veloci tra i palazzi, invece questo aveva un volo più lento. Ecco, questo è stato il primo avvistamento di Serra della rarissima specie e anche da qui iniziò il suo amore, la sua passione per questa specie che lo portò a restare sull'isola per maggior tempo. Successivamente, dopo la notizia di un probabile avvistamento nella foresta di Guafato, Serra insieme ad altri quattro ricercatori si recarono subito lì, si misero su un'altana e rimasero lì in osservazione. E fortunatamente, è lo stesso avvistamento di cui parlavo all'inizio del video, fortunatamente il Manumea apparve. Addirittura lo stesso esemplare lo avvistarono 3 volte mentre che faceva su e giù dalla chioma degli alberi. Ecco. Serra subito fece uno schizzo dell'avvistamento. Ecco, ciò che emerge, come anche lo descrive lui, sembrava un pappagallo dai suoi colori vivaci. Tutte le ali, lui le colora in questo schizzo, tutte con un blu metallico molto acceso. È una caratteristica un po' discordante, anche perché dagli esemplari tassidermizzati, collezionati dai musei, oppure dalle descrizioni fatte, emerge il fatto che le ali tendono più a un marrone iridescente, più che al blu. Ma Serra fa anche un'altra riflessione. Conosciamo molto poco questo uccello, e quindi probabilmente non sappiamo neanche com'è il piumaggio da adulto del maschio, oppure potrebbe anche esserci dimorfismo sessuale, cioè un maschio con una colorazione differente da quella della femmina. Una delle più recenti osservazioni con foto è stata fatta nel 2013, in realtà è però un giovane, un po' spennacchiato, direi, in un albero, un avvistamento molto fortunato, direi, ma comunque che non ritrae l'adulto nella sua perfetta forma. Ecco, anche questo ci fa capire che lo conosciamo pochissimo. E che è comunque un uccello a rischio di estinzione che deve essere salvato. Ma il Manumea non va salvato semplicemente perché è un uccello molto bello,
ma anche perché è utilissimo per l'ecosistema delle Samoa. Funge da disseminatore, infatti mangiando i semi, poi con gli escrementi porta in giro le piante, quindi è importantissimo per l'ecosistema delle foreste samoane. È un ruolo, quello del disseminatore, che spetta molto spesso agli uccelli. Purtroppo le possibilità di avvistare, di osservare un manumea alle Samoa è di una ogni 3-5 anni e più passa il tempo, più questi anni aumentano. Fortunatamente sono stati fatti ultimamente molti progetti di conservazione e soprattutto di sensibilizzazione verso i cacciatori, verso le generazioni più giovani. Il più grande problema su queste isole è la caccia. Viene tenuta anche una grande festa della caccia agli uccelli, in particolare al piccione metallico, e involontariamente viene sparato anche il manumea. Ma questi progetti di sensibilizzazione servono soprattutto per rendere consapevoli le persone, perché più che vietare la caccia nell'isola, è molto meglio rendere consapevoli le persone che lì è presente un uccello bellissimo, che va tutelato, che è un patrimonio per l'umanità. È un animale ancora misterioso e sarebbe veramente utile alla scienza scoprire nuove informazioni su questo animale. Viene anche chiamato piccolo dodo, anche perché è molto imparentato con il dodo, un gruppo di piccioni di grandi dimensioni che, arrivando sulle isole, spesso perde la capacità di volare. Non è così per il manumea, che ancora sa volare, però speriamo che non faccia la stessa fine del dodo. Spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso mettete un like e seguitemi. Ciao!